Cosa significa piacere? Gli piaccio o no? Ma gli piaccio davvero? Come faccio a capirlo? Ma la risposta non è difficile. Il problema è trasmettere il credo, come dicono alcune consulenze. Trasmettere il credo, trasmettere la idea, la realtà, diciamo la fedeltà a quello che magari io dico. A me interessa che una persona creda in quello che dico più che nelle tecniche, nel principio di quello che dico, perché lo può testare sul campo oltre alla tecnica, la può vedere, il principio lo puoi vedere senza provare sul campo, ecco, vediamola così, insomma. E per capire se gli piaci davvero, o almeno la domanda che ti chiedi, gli piaccio, rispondere alla tua domanda e darti quindi un principio fondamentale, mi viene da darti semplicemente quello dell'azione, il comportamento, gli atteggiamenti. Moltissime persone non guardano le azioni. Se io voglio illudere una donna, gli racconto una massa di baggianate a parole, gli racconto quello che voglio, ottengo quello che voglio e poi scappo. Questo fanno. Questo in quel caso ti racconteranno qualsiasi cosa, pur di arrivare a fare punto, pur di arrivare a fare gol. E quindi che cos'è che devi valutare? Semplicemente le sue azioni recenti. Devi valutare assolutamente quello che ha fatto, che fa in generale per avvicinarsi o per corteggiarti. Cosa fa il ragazzo che conosci? Ti corteggia? Si fa avanti nei tuoi confronti? Ti chiama? Ti cerca? Beh, hai già la risposta a queste domande e se hai la risposta, sai se gli piaci o non gli piaci. Ma quanto mi deve cercare? Quanto mi deve volere? Quanto mi deve corteggiare? Quello giusto a seconda del ruolo della relazione all'interno della quale ti trovi. Se la vostra è una relazione sentimentale, seria, allora deve cercarti, deve corteggiarti più volte, dovreste sentirvi più volte durante la settimana. Se sei all'inizio di una frequentazione, non c'è valore, non c'è rispetto, non c'è niente, una volta a settimana è già abbastanza. Se siete sposati, come in una relazione, deve venirti dietro, deve corteggiarti a fasi alterne, non dico sempre, ma deve cercare di mantenere vivo quel fuoco all'interno della vostra relazione.